in Sicilia fino a qualche tempo fa, si chiama Sonata Scurdino, che la faceva e la fa tuttora Salvatore Vinci. È una sonata che serve tanto a testare l'accordatura della zampogna, quanto a dimostrare le abilità esecutive proprio del suonatore. Si tappano i due bordoni e si lasciano solo ed esclusivamente le due canne melodiche aperte. Quindi questo ci permette di poter creare tutta una serie di accoppiata di suoni che senza la quinta che ci dà il bordone diventano, diciamo, molto particolari, come ad esempio il mi e il do, che mettendo il re, che sarebbe la quinta dello strumento, va a camuffare come suono, va a camuffarsi e va a creare delle dissonanze. In questo modo invece sentiamo il suono, tra virgolette, più puro possibile.